libro è come un amico, lo puoi tenere con te, ti resta fedele e vicino, ti parla contento di sé. Quando sei solo un bambino, le favole lui ti racconta, ci mette una fata e un castello, ed il mondo diventa più bello. Si sta certamente animando il Teatro Arciliuto a Roma, una giornata dedicata al romanzo cosmico di Pierpaolo Segneri, edito per il web da Giovanni Pirri. Intanto, come nasce questa sinergia del web tra Giovanni Pirri e Pierpaolo Segneri? Nasce dalla voglia di fare innovazione, di stupire il web con dei progetti che possano aiutare le persone a prendere confidenza con il web e anche con la lettura, visto che ci sono tanti libri ma si legge poco, si scrive forse di più ma si legge pochissimo. Questo è senz'altro vero, e tant'è che si è tentato con questo romanzo di esercitare di più i lettori. Intanto, come vi siete studiati una cadenza periodica d'uscita settimanale, niente male, anche perché sono pagine brevi di facile lettura. Innanzitutto si pubblica ogni lunedì a partire dalle 6 del mattino, fondamentale l'ora, perché in questo modo prima di leggere sicuramente si ha tempo, il tempo del caffè, per leggere questo capitolo breve, non impegna più di tanto, ma soprattutto accende la fantasia, l'immaginazione, ed è utile soprattutto quando si deve affrontare una giornata di lavoro pesante e quindi si deve essere carichi. Esatto, questa è una carica che viene proprio dalle linee guida del romanzo, intanto perché c'è un forte richiamo alla realtà, sì, ma soprattutto alla fantasia, componente che ci aiuta a vivere meglio la giornata, come diceva Giovanni Pirri. Per tutti i lettori che si affacciano a questo tipo di esperimento, perché così voi avete avuto intenzione di denominarlo un vero e proprio esperimento, che cosa possiamo dire al lettore per diventare veicolo e cassa di risonanza per la diffusione di questo romanzo sul web? Sicuramente può condividerlo attraverso i social, perché nasce per la rete e nasce quindi per i social. Fattidicultura.net è attenta proprio a questo e quindi può contribuire a raccontarlo, a diffonderlo con il tam tam che è tipico di un mezzo che si sta espandendo e che offre ottime opportunità. Tra l'altro opportunità che sono state colte anche da altri editori, perché ci è tornata voce che in pratica anche altri magazine web stanno praticamente ripetendo l'esperimento che Fatti di Cultura ha portato avanti in sordina e praticamente è riuscita a ottenere un'ottima cassa di risonanza. Insomma, siete stati un po' dei pionieri, quindi diciamo al pubblico dei videoascoltatori di Liberi TV che cosa accadrà da qui a dicembre, perché allora siete partiti il 20 luglio, una cadenza settimanale abbiamo detto per capitolo, quindi che cosa accadrà da qui a dicembre? Allora, gli appuntamenti totali sono 21, quindi arriveremo a Natale con il 21esimo capitolo, e poi ovviamente ci sarà un 22esimo capitolo che sarà ad uso e consumo delle persone che poi sceglieranno di acquistare il cartaceo, perché stiamo lavorando per fare in modo che il progetto web possa uscire dalla rete, in quanto in tanti il web lo definiscono come un'opportunità, sì, ma anche come un binario che ha bisogno però della realtà per poter viaggiare ancora oltre. E quindi stiamo lavorando per fare in modo che il 22esimo capitolo possa trovare la sua strada cartacea. Noi ci auguriamo di aver creato la debita aspettativa nei videoascoltatori di Liberi.tv e naturalmente passate parola. Poi man mano che tu cresci, lui cresce insieme a te e dice che un domani avrà bisogno